aumentato solo la popolazione umana, ognuno di noi ha un gatto, per esempio io ne ho 4. Quanti gatti in più ci sono che respirano? Qualcuno mi dirà, ma ci sono meno altri animali, ma anche tutti gli animali d'allevamento, cioè ogni creatura vivente in più che vive sulla terra produce CO2. Tante volte sì, dell'allevamento intensivo ne ho sentito parlare, però nessuno dice mai che l'aumento delle persone sulla terra aumenta la CO2. È un'altra cosa. Nel 1950 nessuno aveva il condizionatore in casa, nessuno o quasi, giusto? Da 10-20 anni se non hai il condizionatore sei uno sfigato, la maggior parte della gente ha il condizionatore perché in estate fa troppo caldo, in città sono 20, allora mettetevi davanti alla bocchetta, cioè un impianto di condizionamento, innanzitutto se fuori ci sono 35 gradi, perché devi mettere il condizionatore a 20? Tienilo a 27-28, stai fresco lo stesso, stai normale, non hai la botta di differenza di temperatura, no? Soprattutto in casa. Tipo nei centri commerciali così, cioè l'estate ti congeli, posso capire nel reparto frigo, ma negli altri reparti no. Moltiplichiamo tutte le bocchette dei condizionatori per le migliaia di persone che hanno il condizionatore, cioè la quantità di calore che viene buttata nell'atmosfera dai condizionatori, e poi domandiamoci perché le città sono sempre più calde d'estate. Capisco che ci sono delle persone che ne hanno diritto, le persone anziane o malate, è giusto che ce l'abbiano, però uno che è sano non ha bisogno di mettere la temperatura a 20, usalo, ma usalo con la testa, giusto? Detto questo, ho detto già abbastanza cavolate, era solo una mia opinione sul surriscaldamento del globo, di solito non faccio mai video opinioni. Iraniamo hotel, chissà se c'hanno gli acquari che tirano nelle camere da letto. Immagini, dietro la testata del letto l'acquario con i piranha, però non è che dorme tranquillo. e se mi rimorchio mai. Io Deo grazias che non arriva nessuno dall'altro lato. Spero che non ci sia una macchina sotto, no, non credo, no. Perché quella strada lì di solito è trafficatissima, perché è la strada che porta giù a Vercelli, c'è l'ingresso dell'autostrada lì di Vercelli Est, e tanti escono a Vercelli e vengono solo a da lì, quindi sembra molto trafficato. Io pensavo mi facevano... non ho più il baracchino, mannaggia, e vedevo che mi facevano un segno vai piano, pensavo sì, e prima erano lì con l'autovelox, vedete che si sono spostati di là che c'è 60 all'ora, porca miseria, mi spiace per il collega, speriamo che non abbia problemi, sarà rotta la ralla, non so cosa che gli si corona, non ho idea perché io di bilici non me ne intendo, però per sganciarsi lì così, cioè non è che l'aveva appena agganciato, cioè uno sarà appena agganciato avanti gli cade, boh, quello ho sentito dire, ma che lo perdi per strada un semirimorchio non pensavo. Mamma mia, mamma mia! Buona strada, occhio vivo, mi raccomando, perché in questi giorni che c'è meno traffico e più fuori di testa sulle strade, perché ho visto fare di quelle cose che non stanno in cielo né in terra, quindi state all'occhio che è meglio. Ciao, besitos.